Che simpatiche canaglie questi leghisti. Si sono sempre eretti come difensori del popolo, difensori dei più deboli, rappresentanti di quello che è il ceto medio in questo paese. E alla fine, quando il PD dopo decenni fa una proposta decente di tassazione dei grandi capitali, i primi ad opporsi sono proprio loro, insieme a Fratelli d'Italia. Bella coerenza, bel modo di rappresentare i ceti più deboli. D'altra parte, cosa pretendere da coloro che da giorni insistono perché il codice degli appalti venga azzerato e quindi si ritorni al lavoro nero, si ritorni agli appalti truccati, si ritorni al mondo delle tangenti che pure non è scomparso, ma che in qualche maniera col codice degli appalti veniva limitato. Non contenti di ciò, in Regione Lombardia si sta discutendo della revisione della legge 23, la legge regionale sulla sanità, e la proposta che viene avanzata, guarda caso, è una proposta che ancora una volta cerca di equiparare la sanità pubblica e la sanità privata, regalando ancora un sacco di miliardi alla sanità privata. Non c'è che dire. Chi continua a dire che la Lega è una forza che rappresenta i ceti popolari, forse non ha capito bene dove si collocano questi signori. È ora di finirla, è ora di cominciare ad aprire gli occhi e di prendere posizione in maniera chiara contro tutte queste aberrazioni che non fanno altro che fare il gioco del grande capitale, che fare il gioco dei grandi potentati che da sempre comandano in questo paese.